Bella a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Docti e oggi siamo qui per parlare del nuovo evento a gironi della Champions League. Fondamentalmente è uguale all'altro, però ci sono due piccole particolarità da spiegare. Quindi ragazzuoli, oltre a quello spiegherò anche un metodo molto efficace per fare l'attacco delle icone senza troppi problemi, ok ragazzuoli? Quindi direi di partire subito, ma non prima di lasciare un bel like qua sotto per supportare il canale e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, ok? Mi raccomando, perché è davvero molto molto importante per me per crescere e continuare a portare contenuti sempre di più. Mi raccomando, non perdetevi oltretutto il video di domani, che sarà il primo video di una piccola serie sulla spiegazione delle icone, ok? Bando alle ciance però, quindi partiamo subito. Allora ragazzuoli, la prima cosa che vi vado a spiegare è appunto come fare l'attacco delle icone facilmente. Allora, molto semplicemente bisognerà andare a mettere 5 o più giocatori, in questo caso della Bundesliga 1, 2 o 3, perché se non erro c'è anche la Serie C della Bundesliga, e riuscire a metterli in una squadra così, per esempio. Ok ragazzuoli, adesso io c'ho Raman, Modist, Brekalo, Mangala, Maina e Dinkmer, con il terzino destro comunque, che sono della Bundesliga. Ok ragazzuoli, basterà fare imposta come attiva, ok? E molto molto semplicemente, per passare le cose dell'attacco icone bisognerà andare a giocare o gli incontri di Lega, che appunto vi farà utilizzare un'altra squadra, e in base ai gol che fate, se vincete o meno, vi li verrà segnati appunto nell'attacco delle icone. Io appunto, facendo questa cosa ieri sera, ne ho giocate un paio, appunto tra passato e cose, come potete vedere, perché anche nel passato funziona, eh? Vi mettete lì con la squadra lì impostata, vi fa giocare con quella del passato e voi vincete le partite della Division Rivals molto facilmente facendo anche i gol. Come potete vedere, in un giorno ho già quasi finito tutto, anzi neanche un giorno, in 12 ore ho già quasi finito tutta questa sezione qua. Quindi davvero davvero molto molto facile sotto questo punto di vista. Poi ragazzuoli, prima di andare a parlare dell'evento vero e proprio, volevo fare una cosa con voi. Cioè, essendo che ho raccattato un bel po' di punti per il pacchetto premium Tottenham, volevo aprirlo insieme a voi. Perché ragazzuoli, facendo un conto, alla fine, facendo queste 5 sfide, ok, che se ne possono fare soltanto 3 settimanalmente, quindi ogni 2 settimane si potrà ricevere un giocatore 80 più Tottenham al prezzo praticamente di 80-90 mila, perché vendendo quei giocatori 79, 78, 77, 75, perché si possono mettere anche dei 74 e 75 per fare queste cose, si riuscirà ad avere la certezza di fare un po' più di soldi. Quindi secondo me è una cosa abbastanza utile. Vediamo se riusciamo a sculare. Tra parentesi ragazzuoli, ieri sera ho sculato Lukaku al terzo pacchetto e l'ho venduto a 900 mila, quindi ci ho guadagnato già 150 mila. In più mi ha fatto aprire questa cosa, quindi andiamo ad aprirla subito. Ok ragazzoli, vediamo se sculiamo. Allora, vediamo un po' se ci esce Leno, per esempio. Oh, Leno! Non ci credo! Vabbè, era un esempio. Questo, allora, questo è un problema, perché Leno è forte, ok raga? Ed è della Premier e non è male, quindi non so se venderlo o tenerlo. Magari lo vendo, perché adesso varrà sicuramente un po', e a fine settimana me lo ricompro. Molto buono raga, molto buono. In questa settimana di Tottenham ho comunque preso Leno e Lukaku, i migliori. Come potete vedere appunto, questa cosa qua del pacchetto premium Tottenham è molto utile a mio punto di vista, perché io ho messo un totale di 90-100 mila di soldi tra giocatori per fare quella roba lì, e mi è uscito un Leno che varrà comunque un milioncino raga. Sti cazzi! E allora, comunque ragazzuoli, partiamo per a spiegare cosa sto dicendo. Partiamo a spiegare l'evento UCL, che fondamentalmente è uguale all'altro. Infatti io appena l'ho visto raga mi sono illuminato, e come potete vedere le mie gemme sono sparite, ne avevo 12 mila. E voi direte: ma perché? Adesso lo andiamo a spiegare. Una cosa però, prima di andare a spiegare l'evento, perché non so se tutti se ne sono accorti, ma andando sulla sezione come giocare, se avete comprato il pass stelle, vi daranno ben 100 punti girone. Quindi ragazzuoli, se avete acquistato il pass stelle,
voi avrete la possibilità, se giocate a pieno l'evento, di avere 2,91 free, completamente free. E non è poco, perché sono Zapata e Dembélé. Allora ragazzuoli, l'evento fondamentalmente è come l'altro, si fanno un totale di 2200 punti, più tutti gli altri punti che si prendono, più i 100 punti che si prendono da qua, quindi si arriva ad avere, nella teoria si arrivava ad avere soltanto un 91, come l'altro evento, poi prendendo un pacchetto si poteva prendere l'altro 91, invece questa volta se avete preso il pastelle, riuscirete a prenderli entrambi. Io sono già qui e voi direte: ma com'è che sei già qui? Perché ho già speso una catabotta di gemme. Ma perché, ragazzuoli? Perché nell'altro evento Litmanen con 12.500 gemme lo si prendeva. E indovinate un po' invece chi si prende adesso con 12.500 gemme? Rio Ferdinand, ragazzuoli, Rio Ferdinand con marcatura decisamente più forte di quello che c'è nelle icone 92, icone evento. Spettacolare, un difensore della Maronna Santissima, 94 di ritmo, 107 di difesa, 96 di fisico, con medio-medio, colpo di testa potente, alt 1,89. Bah. Raga, c'è qualcosa da dire? Cioè, io ho messo tutte le gemme perché me ne sbatto le bale di avere un 91 in più, ma voglio avere assolutamente Rio Ferdinand, perché oltre ad aiutare nell'intesa, adesso come adesso, un difensore centrale, icona evento, quindi più forte delle altre icone, è davvero un muro, quindi ho detto, boh, io lo voglio, infatti come potete vedere, in un giorno ho già quasi raccattato, adesso appena arriverò ad avere i 650 punti, cioè stasera, perché non ho ancora aperto i pacchetti, ok raga, quindi quando arriverò stasera ad avere i punti necessari, avrò già preso Zapata stasera, lo venderò a 5 milioni e sordoni. In più arriverà Rio Ferdinand, tutto calcolato. Io lo sapevo che tenendo le gemme si può tranquillamente ottenere un'icona evento ogni tanto, ed è una delle mosse migliori da fare nel caso che volete potenziare la squadra, e anche di fare qualche soldo, perché comunque avere Zapata o Dembélé il secondo giorno dell'evento è quasi ovvio che te le vendi di più. E infatti cosa farò io? Venderò Zapata o Dembélé in base a quelli che a quello che vale di più, anche di 100.000 in più sceglierò uno dei due, ok? Poi lo vendo, e se nel caso appunto dovesse scendere verso fine evento, che l'ho venduto a 5 milioni e lo riesco a ricomprare a 2 milioni e 8, 3 milioni, lo ricomprerò a fine evento. Perché? Voi direte perché? Aspettando poi di nuovo una settimana dalla fine dell'evento lo si rivenderà di nuovo a 1 milione in più, e quindi con un giocatore si potranno fare diverse milionate, ok ragazzuoli? Spero di essere stato chiaro, perché è un discorso un po' complicato, ma è fattibilissimo, ok ragazzuoli? Comunque sappiate che per chi ha preso il pastelle avrete 2,91 free to play in questo evento, e ovviamente la possibilità di prendere, di sculare un 94, un 91 tra Brozovic, Acerbi, Hazard e Rakitic. Però raga, vi voglio dare un ulteriore consiglio da amico. Adesso vi voglio dare proprio una cosa che in pochi probabilmente vi diranno. I giocatori dell'UCL, come abbiamo visto nell'altro evento, sono leggermente forti. E vi do qualche nozione per scegliere bene, nel caso che volete rinforzare la squadra per bene, per scegliere bene quali sono i giocatori migliori qua. E detto proprio sinceramente, per esempio, uno dei giocatori che sinceramente mi ha colpito di più è Rabiot 89. Ok, CC, bestiale. Io ho soltanto al 4 intercettazioni ed è già bestiale, cioè ha quasi 90 di difesa, 92 di passaggi, 82, 83, 89, che è un mostro. Allora adesso non è proprio cosa, un CC così, 1,92, è bello forte raga, è bello forte, fa le chiappette quadrate alla gente, e l'ho già visto in campo, questo qui è davvero molto molto rotto, fa il cazzo che vuole in campo, segna, difende, davvero ottimo, quindi ve lo consiglio per la squadra.
Un altro che consiglio per la squadra ovviamente è Show, perché ha un buon ritmo, non è eccessivo, ma ha delle caratteristiche difensive, di passaggi, di agilità davvero mostruose ed è davvero molto molto forte. Peccato per il potenziamento a reattività, che non è male ma non è neanche il massimo. Avrei preferito Cross su uno così, ma davvero ottimo, e anche questo in campo è utilizzato tantissimo. Poi raga, c'è il Diaz dell'Ajax, perché allora questo qui, ragazzuoli, è un po' meno a livello di tiro e di fisico di Diaz, ma pazzesco. Cioè, allora, rendiamoci conto, un 82 con 105 di ritmo, non lo si prende. Cioè, anche velocità, non lo si prende. Questi qui sono i classici giocatori, questa ala sinistra soprattutto, è il classico giocatore perfetto per il confronto, proprio perfetto per il confronto, perché è uno di quei giocatori che corre come un disgraziato e in confronto se parte non lo si prende mai più. Quindi molto molto forte se lo volete per giocare i confronti, ok raga? Tanto nei confronti l'intesa non serve a un cazzo, quindi lo si può implementare, ok? Ci sono davvero tanti giocatori degni di nota anche da quest'altra parte, perché Brozovic, a mio dire, non è per niente male, va bene, è già un 94, ma ha delle statistiche davvero molto equilibrate e molto succulente, perché comunque un CDC che ha già quasi 100 di difesa, 85 di tiro, 97, a mastino, si butta nei contrasti, tiro di precisione, passaggio lungo, tiro da lontano... è un CDC che rompe le balle, e non poco. Acerbi sarebbe buono, peccato che è molto molto lento. Quindi se si ha un difensore di fianco a lui veloce, nel caso che giocate con la Serie A, io vi consiglio Manolas, perché ha 85, ha già 86 di ritmo ed è davvero ottimo. Lui non è male, però bisogna affiancarlo a un difensore centrale che corre, perché altrimenti vi bucano tranquillamente correndovi di fianco, molto semplicemente, ok ragazzuoli? Passaggio lungo e colpo di testa potente, per 1,92 sicuramente un giocatore che nei calci d'angolo potrà risultare davvero molto molto utile, ok ragazzuoli? Poi, qua c'è ancora qualcosa di decente, ma niente di esagerato, c'è questo Diogo Jota che... non è malissimo, però non è neanche una cosa proprio eccellente. Cioè Zouma, stesso discorso di appunto Acerbi, se lo si affianca a un giocatore veloce, effettivamente questo Zouma è davvero molto molto forte, molto molto fisico, molto molto grosso, con colpi di testa potente, 1,90, ha tanta elevazione, tanta forza, quindi un giocatore molto molto potente in campo. Nel versus attacco un po' meno, perché... vabbè, a parte che adesso facciamo un discorso generale, i difensori nel versus attacco fondamentalmente non servono a nulla, perché lì si salta tutti, quindi io i difensori li valuto su una scala un po' diversa, nel senso vedo se nel versus attacco ogni tanto ti riescono a prendere qualcosa e vedo nel confronto come vengono utilizzati, e fondamentalmente i difensori centrali non si valutano nel versus attacco, perché lì si salta sempre. E devo dire che Zouma non è male, perché è uno dei pochi che nel versus attacco comunque se gli passi vicino sembra che ha un'aura e tira togli, ma è perché ha un fisico esagerato, quindi ovviamente con la forza, se l'altro gli si avvicina fa il confronto di forza, se l'attaccante c'ha 60 e lui c'ha 102 è ovvio che vinca lui e l'altro esplode, molto semplicemente. Per questo che alcuni difensori nel versus attacco sembrano un po' più forti, ma in realtà... i difensori nel versus attacco sono la cosa più inutile che esista, perché tanto lì si salta sempre. Il problema adesso è centrare la porta, fondamentalmente, perché molti tiri vanno fuori e molti tiri prendono il palo. E anche lì, raga, io mi sento di darvi un consiglio così proprio spassionato. Utilizzate tantissimo il tiro a girare, perché col tiro a girare riducete del 60% la possibilità di prendere un palo o di mandarla fuori da vicino. Quindi, raga, anche col piede debole. Perché ho notato proprio questa cosa, col tiro a girello è molto più semplice segnare con tranquillità. Quindi un consiglio proprio così che vi lascio tranquillamente. Provate e fatemi sapere, perché appunto io adesso sto prendendo davvero molti molti meno pali e sto tirando anche molto molto meno fuori da quando tiro meno volte di potenza. Perché comunque quando si tira di potenza quest'anno si ha meno precisione.
è una cosa abbastanza strana, però l'hanno fatto così ed effettivamente funziona perché ti dà l'idea un po' più di calcio, perché appunto l'anno scorso segnavi in qualunque occasione, in qualunque modo esistente, adesso invece hanno ricalcolato un attimo le cose ed effettivamente anche i confronti sono un pochettino più giocati. Quindi rispetto per questa cosa. Allora ragazzuoli, più o meno vi ho detto tutto. Ok raga? Ah, un'ultima cosa, perché è vero, mi avete chiesto prima che di farvi vedere la mia squadra, che ovviamente non è questa che sta arrivando. Ok, la mia squadra è questa. Ok? Sono un 98-136 solo e unicamente perché non ho voglia di mettere i gradi, raga. Perché allora, mettere i gradi adesso... Io ho visto tantissima gente, anche youtuber italiani, che... Ah, ho messo i gradi, guarda, so 105, ma che roba! Sei un 105 con più 8, quindi sei una merda. Cioè, allora, detto sinceramente, raga, allora, che cazzo serve? Quello lì è una cosa che serve solo e unicamente per il versus attacco. Cioè, allora, se tu mi ficchi i gradi, poi è una cosa proprio che è stupida, a livello proprio di inizio game... È una cagata consigliare di mettere i gradi alla gente. Perché? Adesso ve lo spiego molto semplicemente. Allora, adesso io, come potete vedere, ho 4 giocatori che hanno i gradi. Ok, raga? Perché ci sono questi 4 giocatori che hanno i gradi e gli altri no? E non li ho messi perché questi qui sono speciali? Sì, perché questi qui sono giocatori che io so che non tolgo per un bel po'. E soprattutto non li porto più su di grado. Perché se li portassi più su del 2 o del 3, mi comincerebbe a costare un bel po' scambiare un giocatore ogni volta. E da inizio anno avere già giocatori con dei gradi vuol dire che tu alla fine dell'anno, se cambi anche soltanto la squadra 5 o 6 volte, e io fondamentalmente come quasi tutti i giocatori di FIFA la cambiano 780.000 volte, vuol dire che spenderete proprio, che prendete e buttate via ben 20 milioni di crediti, ma non per esagerare, raga, perché comunque in tutto un anno scambiare i giocatori tra gradi, c'è già gente che ho visto che c'ha tutti i giocatori al 4, al 3, cioè, vuol dire che appena cambi un giocatore, 125.000, ne cambi un altro, 150.000, contate questa cosa qua per un anno di gioco, cioè, sono tantissimi soldi, quindi non lo fate. Cioè appunto mettete dei gradi, io ho messo appunto dei gradi per fare il più 2 di gen, capito? Per avere il più 2 ed essere un 98 tranquillo, per giocarmi il versus attacco e arrivare tranquillamente a campione, perché si arriva tranquillamente se si è un 98 o quasi un 100, proprio con la tranquillità più assoluta. Nel confronto invece non serve a niente, perché contano le dita, raga, contano le dita, anche la fortuna, perché certe volte il confronto fa incazzare, ma contano le dita, le mani, come si usa il joystick, o in questo caso il telefono. Comunque raga, appunto, questa qui è la mia formazione, che è molto buona per il confronto, decente per il versus attacco, perché nel versus attacco ovviamente il 4-3-3 è buono, ma ci sono formazioni migliori tipo il 4-2-4, cose del genere, perché trovate più gente davanti. Ok raga, però per il confronto una squadra così con un Akpak Pro, che è un CC offensivo e difensivo, proprio fa tutto lui, quando è in campo nel confronto fa tutto lui, poi c'ho Ali che è un po' messo lì a caso, cioè non è niente di che, niente di esagerato, però l'ho messo perché è uno dei pochi COC della Premier che ha tiro fisico e un discreto ritmo, quindi quando ha dei contrasti col difensore riesce a passare facilmente perché ha un buon fisico ed è anche abbastanza grosso, mi segna anche di testa alcune volte. Bale l'ho tenuto dall'evento passato perché comunque è buono, non è velocissimo, non arriva a livelli estremi di ritmo, ma il suo fisico compensa questa cosa. Molte volte facendo dei contrasti col terzino lui prende palla, va al cross e segno, quindi molto funzionale. Ok, Diaz non ne parliamo perché Diaz è un 88, cioè l'ho fatto arrivare a 88, 111 di ritmo, con quasi 90 di tiro, 90 d'agilità, basta lanciare lui e sapete che o il cross o il gol ce l'avete sicuro. Quindi, ottimo. Gundogan, per quanto non mi esalti, perché non è esagerato, anche perché il potenziamento non mi piace tantissimo, devo essere sincero, lo sto ancora tenendo perché ho un po' di Premier League.
E quando arriverà Rio Ferdinand servirà, perché le icone non sono come l'anno scorso, raga, fate attenzione a quella cosa lì, poi vi spiegherò meglio quando farò il video delle icone domani. Però, raga, appunto, sono un po' diverse. E quindi poi in difesa ho Smalling perché mi serviva uno veramente grosso, alto, prepotente, anche se un po' lento. Però mi serviva uno che è alto 1,94, con colpo di testa potente, infatti adesso anche sui calci d'angolo segno. Quindi bella lì. Anche se avevo Calvert-Lewin, ma Lewin ogni tanto li sbaglia. Mentre lui segna un po' di più, appunto, nei calci d'angolo. Quindi va bene così. Poi di testa Lewin in sua azione è implacabile. Cioè, nel senso, basta crossarli e la lui segna. Quindi Lewin è un altro discorso proprio quel giocatore lì. Però Smalling, ottimo, ottimo, ottimo. Perché anche in fase difensiva, quando mi battono i calci d'angolo contro, lui non ne sbaglia una. Le rinvia tutte facilmente perché è grossissimo. Poi, appunto, ho Manolas perché è veloce, come potete vedere, appunto un 86 con 85 di ritmo, 91 di difesa, 84. Ovviamente il tiro e i passaggi fanno pietà, ma non mi interessa perché comunque è un giocatore grosso che non si butta nei contrasti. Quindi ho un DC con si butta nei contrasti e un DC con colpo di testa potente che si compensano uno veloce e uno lento, proprio compensati alla grande. Ho ancora Kolarov perché, per quanto non sia velocissimo, in difesa mi salva tantissimo e soprattutto mi ha segnato nei confronti, ha fatto dei cross spettacolari perché comunque lui di statistiche su passaggi tiro, difesa fisico e anche agilità è un mostro, eh? Cioè nel senso lui a 90 è buono, l'unica pecca purtroppo è il ritmo, ma è buono, cioè nel senso lui l'unica pecca è il ritmo, per fortuna che appunto ha il potenziamento ritmo, quindi lo rende un po' migliore. C'ho Silvestri perché effettivamente era uno dei pochi portieri italiani che giocasse in Italia con riflessi e mi sembrava anche molto forte. Quindi ho detto, boh, lo prendo, lo porto su, così ho un giocatore con l'esperienza che posso tranquillamente prendere e ammazzare sopra un altro portiere quando lo cambierò. E non lo farò su Perin perché Perin lo prendo, lo metto in squadra e lo lascio lì fermo per poi rivenderlo in successiva. Quindi è tutto, io ho la testa un po' strana, faccio delle cose un po' strane, ma perché quest'anno voglio avere tantissimi soldi e i giocatori che voglio. Quindi, per esempio, adesso voglio Rio Ferdinand e Rio Ferdinand avrò, appunto, quindi sti cazzi. Allora, ragazzuori, direi che per oggi è tutto. Spero di essere stato d'aiuto sia per quanto riguarda l'evento, perché appunto vi ho dato qualche consiglietto anche sui giocatori da prendere, sia per l'attacco icone, sia per il Totne e anche avendo fatto vedere la mia squadra. Spero di aver fatto capire le mie idee di gioco più o meno. Ok, ragazzuoli. Noi ci vediamo domani, mi raccomando, con un video sulle icone. Mi raccomando, non mancate perché cominceremo, come al solito, dalla parte difensiva. Quindi guarderemo i portieri e i difensori. Ok, ragazzuoli. Quindi non dimenticate l'appuntamento di domani. Noi ci vediamo appunto domani con un nuovo video. Un ciao ciao da DocD, a presto. Ciao ciao. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollicione all'insù. Ciao ciao da DocD.